Sicuramente è una delle squadre più in salute, se non quella insieme al Matelica. È una delle squadre che gioca meglio, è in un momento di grande forma, ma anche noi diciamo stiamo abbastanza bene. Purtroppo abbiamo perso Federico, che questo per noi rappresenta una delle colonne, diciamo, del nostro spogliatoio, però sicuramente chi verrà chiamato in casa risponderà presente. Hai accennato al Matelica, Matelica vs Pesaro, la stessa Vastese che si trova al terzo posto, poi ci sono le Abruzzesi, tra le quali anche voi, insomma è un campionato ancora aperto, sì. Assolutamente sì, noi abbiamo come obiettivo ovviamente la salvezza, che è quello è il nostro obiettivo primario. Poi ovviamente, stando a 4 punti dal quarto posto, è normale che come le altre squadre andiamo a entrare nella griglia, in che significherebbe un risultato veramente importante per una neopromossa come noi. Una domanda telegrafica, però poi sarà il campo a confermarlo o meno. Come si batte la Vastese? Beh, sicuramente bisognerà dare il 110% come sempre. Tutte in questo campionato, specialmente nel nostro girone, le partite sono equilibrate al massimo. Anche se giochi con la prima o con l'ultima, devi sempre dare il tutto. Noi prepariamo la partita come sempre, con massima umiltà, massima voglia di giocarcela come ce la giochiamo con tutti, sperando di regalare una gioia ai nostri tifosi.